area tirolese ad Arezzo, inaugurato il mercatino in Piazza Grande, ma sono state inaugurate ovviamente anche tutte le altre iniziative della città di Natale, quindi insomma sta tra l'altro spuntando anche un bel sole. Ovviamente il bel tempo insomma sarà sicuramente la componente più importante per il successo della manifestazione, ma gli aretini ci pare che stiano già gradendo questa iniziativa. L'amministrazione comunale è stata bravissima a coniugare la sovrapposizione che per il calendario quest'anno si è determinata tra la Fiera dell'Antiquariato, che è l'eccellenza aretina, con questa bella iniziativa. I problemi, se si affrontano col piglio giusto, si risolvono. Il sindaco Ghinelli ha dimostrato di saperlo fare. Ci sono le condizioni quest'anno per fare quello che avremmo già voluto fare l'anno scorso ma non eravamo riusciti a fare. Quindi siamo contenti che si sia arrivati a questa bellissima manifestazione, che è una manifestazione di popolo, con grande partecipazione di straordinari espositori e con tutti gli aretini, perché la città di Arezzo questo chiedeva e questo aspettava. Siamo felicissimi di essere qua. Spero che diventi un successo anche per la città che ci ha invitato. Siamo molto contenti di essere qua. Ecco. Perché avete scelto proprio Arezzo, proprio la Toscana? Avevamo l'idea della Toscana, poi eravamo in contatto con la Confcommercio e loro ci hanno organizzato sta piazza e tutto quanto. Siamo felicissimi perché la piazza, una piazza così, non la trovi facilmente così bella per fare un evento del genere. Cosa vi aspettate? Che gli aretini toscani insomma incontrino la cultura tirolese? Sì. Ecco, il nostro obiettivo era quello di portare un mercatino vero e proprio tirolese qua ad Arezzo. Com'è il Natale tirolese però in terra aretina? Tre aggettivi, prima in tedesco, poi in italiano. Ok, io direi typisch, wunderbar e natürlich. Si traduce? Sì, tipico, bellissimo, genuino, naturale, ecco. Tanti i prodotti tirolesi che possono essere acquistati a questo mercatino, dall'artigianato ovviamente tipico di questa zona, alle tante le cornie invece della tavola. Noi offriamo adesso su questo banco tutti i dolci, vuol dire abbiamo il pane, abbiamo il strudel, abbiamo la torta Sacher che è famosa, abbiamo la torta grano saraceno anche, abbiamo tutte le cose dolci e poi dall'altra parte abbiamo anche il salato, vuol dire tutti i pezzi di speck, il speck affettato, abbiamo i prosciutti, abbiamo pane croccante, abbiamo tutte cose tipiche dell'Alto Adige. Di questa piazza che ne pensa? Penso che rimaniamo soddisfatti, abbiamo già sentito dei clienti o delle persone che piace il posto, la piazza è bellissima, dobbiamo dire anche quello, e speriamo bene che tiene anche un po' il tempo e che diventa un bel successo per tutti. Per Natale vanno molto l'arancia, il limone, la frutta candita disidratata ricoperta di cioccolato, il marron glacé magari, perché ad Arezzo, quando vengo ogni anno in occasione di manifestazione europea, piacciono molto, o se no le nostre praline particolari speziate o no, di tutti i vari generi, per tutti i gusti.